Ciao! Allora, Clara, oggi che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che è una puntata speciale, una puntata bellissima dell'ospite. Abbiamo l'ospite del mese! Facciamo entrare la nostra Carmen! Carmen! Carmensita! Quanto tempo! Carmensita! Io sono l'ospite numero... Oddio, che cosa... Male, gaff, non tagliarla. Lei è la moglie del famoso Massimo, che è mio figlio, quindi lei è la mia nuora. Certo. E fa l'avvocato, sarete bisogno di un avvocato. Vi voglio solo garantire che io faccio il mio lavoro meglio che cucinare. Quindi questa è la garanzia. Esatto. E infatti a casa cucina Massimo. Ah, a proposito, Carmen, lasciamo qui in alto chi volesse rivederlo. Suo marito Massimo, che aveva fatto Clara, cosa aveva fatto? Pollo con alla carne, il pollo alla carne, dedicato alla carne, certo. E adesso tu per contraccambiare cosa fai? La pasta a Massimo? No, no. Io faccio la pasta bomba. Bomba? Allora, premesso che io non so cucinare, quindi so fare due cose in croce. Questa è una pasta che ti permette di mangiare questa e niente più, perché ti sazia, è una cosa esplosiva. Perfetto. Ed è stata chiamata pasta alla bomba perché la facevo sempre ai miei coinquilini universitari pavesi, Emanuela e Federico. Ed è stata soprannominata pasta alla bomba proprio perché è una pasta che ti riempie. Ma sentite che parlantina che ha questa ragazza. È vero, per niente fa la pasta. Ricordatevi. Però un momento, cara Carmen, dimmi. Questa volta devi dirlo con noi. Ma prima, Clara. Ah, già, mi stavo dimenticando. Sigla! Sigla! Allora, gli ingredienti sono olio, aglio, prosciutto crudo, pomodorini, mozzarella, panna e ovviamente pasta. Maccheroni, Sì, che devono raccogliere tutto il sughetto e tutto quello che c'è da raccogliere. Allora, per prima cosa mettere l'acqua sul fuoco, così ci portiamo avanti col lavoro. Bravissima, vado a metterla. Guarda che avvocato. Va bene, no. Dopo è qualche appuntamento che sei le mani di aglio. Ma chi se ne frega? Non accarezzare nessuno, No, non accarezzo nessuno. Non accarezzare nessuno. Sennò mio marito mi mena. Ecco. Allora, uno io ne farei anche due. Perfetto. Tanto giusto per dare un pochino di sapore. Poi si prende il prosciutto crudo. Sì. E si taglia a listarelle. Il prosciutto crudo non deve essere troppo salato. Perché, Carmen? Perché sennò viene una... sennò viene troppo saporita. Ecco. Allora, Carmen, andiamo avanti. Adesso tagliamo i pomodorini. Benissimo. Allora, metà e poi ancora metà. Sì. E poi ancora metà, piccolini. Ragazzi, do una mano a non ridere, Carmen. Do una mano anch'io, Carmen, va bene? Mi è in mente la mia cucina. Ragazzi, si tagliano in quattro, vero Carmen? Brava, così non rimangono dei pezzettoni. Ma che brava che sono. 4x4? 16. Bravissima, vedete che avvocato lei è. Matematica. Adesso invece prendiamo la mozzarella. Sì. E la tagliamo a dadini anche queste, piccolini piccolini, perché poi si devono fondere. Se sono dei pezzettoni rimane un blocco unico che non è buono. Ok. Quindi dadini piccini picciò. Tipo così, ecco, guarda. Vedere. Piccoli piccoli. Come pizzaiolo, brava. Che testa, ragazzi. Ci sono io, Noi prepariamo qui il soffritto. Sì. Ecco qua. Mettiamone un pochino. Io metto prima la pasta e poi il sale. Non ma dai, Carmen, che novità è questa? Sì, è una novità. È una novità, sì. Ma dai! Non l'ho mai sentita. In realtà non dicono anche che rovini meno le pentole. Davvero? Ma se tu vuole le pentole devo cagare veramente. Ok. Poi, se volete togliere l'aglio, c'è un piccolo trucco che mi ha insegnato mia sorella, adesso me la meno. Ma dai, a proposito, guarda nella telecamera, saluta tua sorella. Ciao Catherine, ma soprattutto ciao Lori, ciao Filippo. Ciao bambini. Ma sei impazzita? Ma
Esatto. Vabbè, e ciao Lucrezia. Ciao Lucrezia. Tutti cadenti, gli ali. Sì. Ecco. Ma aspetta, perché qui ragazzi è stato più. Questa è un'improvvisata. Si fa così. Guardate bene. Si infilzano. Così sì. Poi si trovano subito da togliere. Non bisogna ma andare tu a cacciare. Sei veramente una grande. Grande Katrin. Grande Katrin, davvero. Perché tra l'altro il cameraman si incazza sempre. Perché l'aglio lo becca sempre lui in bocca. Quindi apprezza. Allora, adesso cosa fai? Aggiungiamo Carmi? Tutto il prosciutto che abbiamo tagliato prima. Certo. Di farelle, cercando di separarlo un pochino. Mettiamo i pomodorini. E voilà. Adesso bisogna solo aspettare che la pasta sia pronta. Quindi si può andare a fare il letto, si può andare a ritirare i panni della lavatrice. Possiamo andare anche a fare la merenda, A dopo! Davvero. Facciamo un teino intanto che aspettiamo. E vuoi bere il tè? Tanto che devi aspettare davvero per finta. Quindi scoliamo la pasta al dente. Però fredda. Una ne pensa 100 ne fa. Di che cosa? Nel senso che ha detto di aprire l'acqua fredda perché si rovinano i tubi. Anch'io la faccio sempre. Okay. Ma io non lo faccio mai. Questo è il trucco. Brava. Troviamo subito. Opa, dai. Guarda uno. Lì. Dove è l'altro? Che si vede subito qua. Ma sei una grande, cara. Voilà. E mettiamo subito. Certo. La mozzarella. Abbiamo aperto la panna, mannaggia. Apri il camera nel velocissimamente. Il camera nel tutto fare. Grazie. Prendiamo un po' di pasta, sì, che è super saporita, ancora un po', Clara aiutami tu con le dosi, così va bene? Sì. Le dosi del camera mi direi che è il doppio di quella, però facciamo per una signorina. La dose di Massimo è questa, ecco, più o meno anche il suo, pomodorino, ecco. Voilà. Oh, ecco. È più buona che bella. Ecco. E poi e cosa ci mettiamo un ciuffetto di prezzemolo. Va bene. Vado a prenderlo, aspettate. Va in giardino, vai. Ragazzi, vado un attimo. Vai in giardino con il prezzemolo. Così. Wow. Ecco fatto. Che bello. Ma che bello, Carmen. Carmen, che bello. Ma adesso un momento, ci resta da assaggiarla. Ma certo che l'assaggio io, Vado? Non vai. Puoi dire che non è buona. Ma tu stai tranquilla. Non vuoi proprio perché ti devo un colpo in testa. Vado, lo faccio solo per voi. No, Carmen. Adesso però me la assaggio. Come direbbe mia figlia, bontà. Mamma che buona. È buono. Questa già la voglio la camomilla, sai questo? Io bevo la camomilla. Io bevo la camomilla. Siamo alla fine della puntata, ragazzi. Quindi, Carmen, cosa vuoi dirci di bello? Cosa vi devo dire di bello? Di iscrivervi al canale. Brava! Cioè, la Clara in 40 puntate ancora non ha capito cosa deve dire. La Carmen, l'avvocato. Ma lei è avvocato. Sei avvocato. Iscrivetevi al canale di YouTube. Bravissima. Mettete tanti mi piace, tanti tantissimi mi piace. Bravissima. E cosa c'è da dire? Ci rivediamo, niente, abbiamo mangiato, siamo a posto, noi ci rivediamo mercoledì. Ciao ciao!